Nel Vangelo di oggi, 26esima domenica del tempo ordinario, l'Evangelista Matteo ci presenta due fratelli, uno disobbediente e l'altro obbediente all'invito del padre di andare a lavorare nella vigna. «Non ne ho voglia», rispose, ma poi si pentì e andò. Quante volte tu non hai voglia di accettare l'invito di Dio? Quante volte non hai voglia di andare a lavorare nella vigna, di andare in chiesa, di andare a messa? Ma quante volte tu non hai voglia di andare al lavoro, di fare bene il tuo dovere, di stare in famiglia? Quante volte tu non hai voglia? Ma a che pro, quale beneficio si ha nell'accettare l'invito di Dio, nell'accettare la chiamata di Dio? Chi sta con una persona 24 ore su 24 la conosce, ne capisce il modo di vivere, ne capisce il modo di essere, la comprende, la imita. Ecco che allora capiamo cosa dice San Paolo nella seconda lettura. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo. Lavorare nella vigna significa conoscere Cristo, significa stare con Lui, significa imitarlo, significa avere i Suoi stessi sentimenti. E i sentimenti di Cristo sono sentimenti eterni, perché appartengono a un cuore che palpita dal giorno della risurrezione in eterno, senza sosta. I tuoi sentimenti, dunque, sono eterni se sono gli stessi di Cristo. Allora capiamo ciò che Dio dice al profeta Ezechiele: chi segue Dio non muore. Non è una morte biologica, fisica, è una morte figurativa, simbolica. Se vivi con Dio, se accetti la sua chiamata, tu vivi in eterno, vivi in pienezza, la tua vita vive, il tuo matrimonio vive, i tuoi progetti vivono, i tuoi sogni vivono, perché il tuo cuore diventa il cuore di Dio e il cuore di Dio diventa, dal Natale, mistero dell'incarnazione, un cuore dell'uomo. E il Concilio Vaticano II, in un documento, dice che chi segue Cristo diventa sempre più uomo. Buona domenica.